Davide, grazie Bimbi. Adesso io vorrei parlare e passare la parola proprio a Renato Trevisan, che tra l'altro molto amico con il nostro Roberto. Sì. C'è una storia dietro, e se ci dai due spiegazioni intanto su questa giustissima cosa che farete in memoria di Roberto. Allora, questo torneo nasce proprio per l'amicizia che io avevo con Roberto Rosato, che ci frequentavamo prima cosa come amici fuori dal campo, io presento proprio la nostra amicizia che presenta qui, che lo dimostra la foto, certo, che porto dentro di me e che la stanno pubblicando un po' tutti. Io e Roberto ci frequentavamo fuori perché per noi era una vita insieme, ci trovavamo la sera a mangiare a cena e poi con gli amici a ridere e scherzare. Tra l'altro ricordo una cosa importante: lui è stato nel 1970 nel Messico uno dei più bravi stopper di tutti i tempi. Quell'anno lì è stato veramente il miglior stopper del mondo. E mi ricordo sempre che aveva la maglia di Pelé e la portava con noi al bar e l'ha indossata anch'io. E mi raccontava che per portarla a casa ha preso tante di quelle botte, perché prima dell'inizio della partita si era accordato per prenderla questa maglia. Quindi sto parlando dell'uomo più forte del mondo. E quindi tutti i compagni la volevano, e anche gli avversari. E cosa fece? L'ha presa, mi infilò in mezzo alle mutande, mi diceva, e si è accorto ciò, e prese tante botte perché tutti vogliono portargliela via. E io ho avuto l'onore di indossarla. Niente. Grande Roberto. Sei altre fotografie, noi le inquadriamo, se vuoi farle vedere. Ho delle fotografie insieme che abbiamo passato una vita, quindi tante possibilità. Qui siamo insieme a Berlusconi, il presidente del Milan, che ci invitò a cena una volta, eravamo a Milano. Quindi il presidente del Milan, lui giocò nel Milan e dove vinse tutto. Qui siamo con Romeo Benetti, anche sotto l'ala bocciofila dove ci troviamo nel passatempo. E nel frattempo, se vuoi cominciare a dirci, ecco, tu hai avuto questa idea di fare questo memorial. Allora, io ho avuto questa idea nel senso che, per ricordarlo, io prima di iniziare questa idea ho chiesto a Donaldo si era dell'idea di fare una cosa benefica. Io e Donaldo ci conosciamo da parecchi anni. Gli dissi che avevo l'idea di creare un memorial nel Chierese ricordando Roberto Rosato, invitando il Milan, il Torino e poi il Genova, e quindi per fare un quadrangolare. Invece di fermarsi al quadrangolare è venuto fuori un torneo di 30 squadre, adesso siamo 24 semiprofessioniste e 6 professioniste, dove c'è il Milan, Torino, Genova, Inter, Sampdoria e Milan, giusto? No, e Juventus. Sì, no, quel nome lì, sai. È un nome che, insomma, in questo luogo qua forse non va tanto bene. Non ti veniva spontaneo. Però vi informo una cosa. Io ho messo insieme una squadra a Torino che si chiama Trevisan Dolciaria, dove giocano i figli dei campioni della Juventus e del Torino. A differenza degli sportivi, cioè dei tifosi, questi sono dei veri amici. Diciamo che Sirea, Sala, Francini, Cucureddo, Morini, si frequentano come amici, pur essendo delle due squadre diverse, e danno un esempio nello sport, chiaro, che dovremmo darlo anche noi tifosi, secondo me, che non sempre succede. Niente, questa squadra alla fine del torneo sarà verso le 18, che verrà arbitrata da 30 Lange, giocherà contro i papà. Quindi ci saranno tutti. Quindi figli contro papà. Bravo, Pulici ha dato la sua adesione, Sala, Nevio Scala. Poi viene giù Lodetti, Snellinger, Cusicini. Caspita. Vengono giù tutti gli ex campioni del Milan, vengono tutti quanti a Chieri per fare questa partita. Quindi la soddisfazione. Complimenti, gran bella cosa, Renato. Complimenti. Don, abbiamo visto qui, c'era Locandina, dove appunto c'è anche questo sostegno. Siamo sempre tutti vicini a te, tu sei vicino a tutti quanti noi, fai più fatica a te a stare dietro a tanti che noi in tanti dietro a uno. Però sei sempre con noi in tutte le situazioni, ci dai questo grande aiuto. In questo caso lo facciamo nuovamente per un amico, e non solo un amico, che ci ha lasciato provvisoriamente, ma devo dire che è una gran bella cosa ricordare Roberto Rosato con questo grandissimo torneo, tra l'altro, con delle iniziative molto belle. Posso fare un passo indietro? Prego. Mi ricollego a quel che diceva prima Anna, sì, che le cose belle, le belle notizie sono sempre un po' così evase, no? Certo.
E mentre io arrivavo qui sentivo in radio che il presidente della Federbasket, Meneghin, ha dato disposizione perché nella prossima partita di Serie A si giochi dipinti di nero, no? È stato fatto l'invito anche al pubblico, agli spettatori. E sto guardando questo Estate Granata, dove il bambino che presenta, viene a giocare con il Toro, è un ragazzo di colore. Cioè, come dire che il Toro, senza fare tante storie, no? Ha già anticipato i tempi ancora una volta. Ed è una delle quelle cose belle che, di cui parlava Anna, che bisogna qualche volta sottolineare, cioè per eliminare sempre di più il razzismo e queste brutte storie che direi avvelenano un po' lo sport, il calcio in particolare. Su quanto diceva prima Renato, io credo che stia facendo una bella cosa. Io tra l'altro ho conosciuto e ho giocato con lui a Chieri, io ero studente nel collegio, lui oratoriano, alcune volte ci si incontrava così per giocare, Roberto Rosato, parlo del 55, lui aveva 12-13 anni, quindi poi l'amicizia si è consolidata quando lui è arrivato al Torino, poi soprattutto dopo, negli ultimi tempi, ci si frequentava parecchio. Devo dire che Roberto era molto attaccato all'oratorio. Roberto è cresciuto all'oratorio salesiano di San Luigi di Chieri e direi lì ha mosso i primi passi, e anche negli ultimi tempi, quando la malattia l'aveva già minato, lui all'oratorio ci metteva a piede spesso, perché è cresciuto con questi valori. Era un gran picchiatore, se vogliamo, in campo, ma era un ragazzo dal cuore d'oro, attaccato ai valori, ai principi, a quello che era il senso del Torino. E Renato vuole fare questo omaggio a noi proprio perché Roberto era talmente sensibile ai ragazzi, e tante volte lui è venuto anche su da noi nella casa in montagna Maen, no? Proprio perché aveva questo sentimento di attenzione a quelli che nella vita sono stati meno fortunati. È una caratteristica quella del Toro, dei tifosi, dei club. Io sono molto contento che il modo per ricordarlo sia quello di intitolargli questa manifestazione, che ha come scopo quello di aiutare altri bambini che faranno sport dove noi siamo presenti in Brasile, ma non hanno i mezzi, le possibilità che abbiamo noi. Quindi io ringrazio Trevisan, gli sponsor e quanti sportivi parteciperanno a questa manifestazione. Allora, noi chiudiamo questa prima parte, io ne approfitto per salutare Davide Rosato e tutta la famiglia Rosato ovviamente che ci stanno seguendo da casa, e tutto il nostro studio e Quarta Rete dedica questo video creato proprio dai figli a Roberto. Lo vediamo insieme. Precious love, you held my life within. Insecure, you built me up and made me sure.
A te, Micaela. Carlo, abbiamo un sacco di mail dei tifosi che ricordano Roberto Rosato. Non le leggiamo tutte perché tanto tutte lo ricordano. Noi ora andiamo in pubblicità e ci vediamo tra poco. Davide, grazie. Bene. Renato, volevo far vedere ancora un paio di fotografie tue con Roberto. Allora, qui questa in Germania. Siamo in Germania a fare un torneo nel periodo natalizio. C'è anche Claudio Sala. C'è Claudio Sala, Romeo Benetti e qui Roberto firmava autografi continuamente. Poi fammi vedere ancora qualcosa. Ecco, qui è il giorno del matrimonio del suo figlio più giovane e mi ha voluto il suo tavolo. Questo per me è stato un grande onore, una grande dimostrazione di vera amicizia che avevamo fra noi. E invece senti, purtroppo, me la fai vedere l'ultima firma che hai raccolto a Roberto? Questa qui è la più toccante per me perché sono andato a salutarlo prima delle feste di Natale. Vabbè. E avevo questo... Senza dire, però comunque niente, qui c'è l'ultimo avevo autografo questo, ancora di detto, Roberto. Fammi autografare l'ultimo autografo che ha fatto penso nella sua vita. Ti salutiamo ancora. Bene, siccome